Prego, allora, questo signore è il menù di questa sera. Come potete vedere, noi qui a bordo delle navi tutte le sere facciamo tutti i servizi, tutti i pranzi, tutte le cene, facciamo dei piatti di dimostrazione insieme a tutti quanti i vari cuochi di partita e vari successi, in modo che poi durante il servizio seguiamo tutti quanti lo stesso standard di servizio. Questa sera offriamo ai nostri passeggeri questi due antipasti, che sono delle cozze fresche saltate al finocchio. È un piatto provenzale dove ovviamente vengono saltate delle cozze fresche con una base di finocchio fresco, finocchietto selvatico e panna. Abbiamo una quiche di verdure con varie verdure saltate servite con una mescola in salad e una decorazione di aceto balsamico. Abbiamo una boulabaisse, che è la zuppa della serata, che ovviamente è una zuppa anche questa francese, che viene realizzata con coda di rospo, branzino, capesante, vongole, cozze. Ovviamente all'interno c'è delle verdure, c'è una base di pesce, c'è del sedano, c'è dei peperoni, e viene servita con la Ruiz sauce, che è una sorta di salsa montata tipo maionese, con l'aggiunta di aglio, pasta di pomodoro, succo di limone e peperoncino. Servita con un crostone di pane, anche questa. Poi passiamo ai primi piatti della serata. Il primo piatto provenzale è un tortino di pasta brisè con zucchine, pomodori e dell'uovo. È una semplice torta di pasta brisè salata con verdure, servita poi con della sito salad. Abbiamo i cannelloni alla nizzarda, sono classici cannelloni ripieni di carne e bietole, vengono gratinati poi al forno con il pomodoro della besciamella. I secondi, abbiamo il petto di pollo in crosta di olive, è il piatto provenzale suggerito dall'Università degli Studi Gastronomici di Pollenzo. È un petto di pollo cotto a bassa temperatura con un semplice petto di oliva, una classica demi-glace di carne, viene servito con purè di patate e pomodori provenzale, asparagi croccanti e anch'essi cotti sulla piastra al momento, insieme a delle carote. Viene servito con una salsa di pomodoro, olive, basilico e aglio. Abbiamo una classica parmigiana di melanzane, pure questa viene fatta nel modo classico con le melanzane che vengono fatte ovviamente sfuggare per prendere l'amaro col sale. Dopodiché vengono infarinate, passate nell'uovo e fritte, e poi vengono portate le classiche parmigiane con la salsa pomodoro, basilico, formaggio, formaggio grattugiato e della mozzarella. Viene servita con una salsa di pomodoro di base e il basilico fritto sopra. Poi abbiamo la torta tropezienne, che è la torta provenzale, che viene una classica tra parentesi brioche aromatizzata alla vaniglia, con all'interno una crema chantilly alla vaniglia, una crema di vaniglia montata insieme a della panna. Poi abbiamo il semifreddo alle fragole e vaniglia, pure questo viene servito con una salsa di fragole, classiche decorazioni ovviamente con uno specchio di fragole, un po' di panna e un po' di uva. E poi abbiamo una torta al cioccolato e panna con una base di pan di Spagna, pure qui viene fatta una spolverata di cacao, uno specchio di kiwi e una decorazione di cioccolato. Questo è tutto per il menù di oggi, di questa sera. Antonio Brizzi. Io sono Antonio Brizzi, l'executive chef di Costa Rica Riviera. Questo progetto Neo Collection, a differenza di tutte le altre navi della Costa Crociere, nel menù non abbiamo i classici piatti sempre a disposizione come gli spaghetti alla bolognese, il salmone alla griglia, il petto di cuore alla griglia,
però siamo sempre pronti e lieti di offrirvi anche questo qui a bordo di Costa Nea Oliviera. E anche esaudire qualche altro piccolo desiderio. Certo, i desideri dei passeggeri sono sempre ben accetti e noi faremo il possibile per realizzarli. Grazie, chef. Grazie a voi. Buona carriera, visto che è così giovane. Grazie mille. Arrivederci.